Ciao, buongiorno e buona domenica. Bentornati sul mio canale. Oggi un video bellissimo in collaborazione di Marina Rasumashka Beauty, alla quale mando un grandissimo bacio. Abbiamo già fatto questo tipo di video a febbraio, mi sembra i primi di febbraio, e quindi ripetiamo questo video, insomma, sui nostri preferiti, un po' preferiti random dell'ultimo periodo. E non fate caso ai capelli, ma li ho appena lavati e non ho avuto modo di fare altro, cioè proprio li ho asciugati così e via, ma anche perché devo correre, dobbiamo andare via, quindi aiuto. E li ho giusto appunto asciugati, dietro sono un po' umidi, ma fa lo stesso. Come state? Spero bene. Io meglio, meglio, no, ma stavo già bene, è che la voce non è ancora tornata propriamente la mia. Ma mi raccomando, correte a visionare il video di Marina. Ancora un bacio, tesoro. È bellissimo collaborare con lei perché è una ragazza, ve lo dico sempre, frizzante, molto preparata, precisa, attenta, interessata, a tutto il mondo beauty, proprio a 360 gradi e anche altro, viaggi compresi. E perché anche io sono una grande appassionata, insomma, di viaggi, poi ora arriverà il periodo dell'organizzazione dei viaggi, ma anche di altre cose, ora poi magari vi racconto. E quindi mi raccomando, correte subito a vedere il video di Marina, che vi lascio ovviamente qua sotto nell'info box, e direi di non perdere altro tempo e quindi sigla. Allora, preferiti dell'ultimo periodo, preferitissimi, cioè questi li amerete tutti. E stiamo parlando di che cosa? Allora, partiamo da lui. Chanel, ovviamente sono prodotti che conoscete già, nel senso che vi ho già bene o male menzionato. Il nuovo rossetto di Chanel, che mi avete visto indossare in uno o forse anche più video. Questo è il Rouge Allure Velvet, il 7 bellissimo, stupendo, difficile da descrivere, un colore che è un rosa, malva, ma c'è anche una punta di nocciola, io lo vedo, non so perché, ma è bellissimo, insomma. Poi ovviamente su ogni tipo di labbra appare diverso, ma questo è ovvio perché in base anche alla pigmentazione delle vostre labbra. Vi voglio magari anche dire cosa ho applicato oggi perché ci sono dei prodotti che amo particolarmente. Allora, io direi di partire da proprio preferitissimi sono Elemis, il mio amato primer, da quando l'ho comprato non lo mollo più. Questo è il Glow, lo conoscerete probabilmente, e sono felicissima di averlo preso in quel kit della linea Superfood. È un primer glow illuminante che davvero va a illuminare tantissimo la pelle e lo amo. Non pensavo, ecco, di amare, come vi avevo già detto, un primer così tanto, perché è una categoria di prodotto che ho sempre un po' snobbato, sottovalutato, diciamo. Invece è fantastico e fa davvero la differenza. Per quanto riguarda invece il fondotinta, ho utilizzato spesso, spessissimo, ma soprattutto anche oggi per mostrarvelo proprio sulla mia pelle, spero di non essere troppo lucida perché poi non metto cipria, lo sapete. Lui è di Maybelline, quindi parliamo anche di un prodotto low cost. Questo è il Super Stay 24 ore, è una skin tint top, regala un incarnato radioso, ha una coprenza leggera, ovviamente come piace a me. E mi piace moltissimo, quindi
Per me questo è un favoritissimo, preferitissimo. Come concealer, come correttore, questa meraviglia di Givenchy o anche il fondotinta che amo, lo sapete, ve ne ho già parlato altre volte, mi piace da morire, da morire. Ha un'azione correttiva, un pochino illuminante e non secca per niente. Anzi, lo consiglio alle pelli mature e mi piace da morire. L'ho già detto che mi piace da morire, lo ripeto nuovamente. Mi piace tantissimo e quindi top. Poi, sicuramente un prodottino sfizioso, molto molto carino, molto molto carino, è questo che ho applicato sugli occhi. Lo vedete, lo intravedete, non è una palette. Vabbè, ho applicato un ombretto preso così da una palette e ho applicato questo ombretto di Astra. Quindi vedete, parliamo anche non solo di high-end, ma anche di prodotti low cost. Sapete che io parlo un po' di tutto. È questo, vedete che spettacolo. Io cosa ho fatto? L'ho applicato così, poi l'ho picchiettato sulla palpebra. L'effetto è questo, bellissimo, mi piace moltissimo. Quindi l'ho prelevato così e l'ho picchiettato sulla palpebra perché andando semplice solo con se ne applica troppo e fa poi quell'effetto brutto, 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 brutto. Poi vado veloce perché come al solito non so perché ne ho sempre troppi. Sicuramente il blush, il nuovo blush di Kiko che ho utilizzato sempre, quasi sempre, ed è questo della nuova collezione pack, molto molto carino. E il blush l'avete visto già in altri video e in effetti vi è piaciuto molto e tanti mi hanno scritto: guarda, corra a comprarlo perché merita. In effetti sì, ve lo confermo, merita. Ovviamente poi va sfumato molto molto bene. È bello pigmentato come piace a me, bellissimo, proprio bello che si noti anche. Poi ovviamente uno non può applicare più o meno. Passando invece al beauty, sicuramente il lip oil di Clarins è stato uno dei miei prodotti preferitissimi. Questo staziona nel mio bagno, lo utilizzo sempre, è il mio preferito, cioè diciamolo, non ce ne sono altri. Sì, ne sento parlare tutti lì poi, lì poi, lì poi. No, cioè per me lui vince su tutti. Questo è quello, il numero uno, mi sembra che si chiami Honey. Io ne ho anche altri perché la mia amica Elena, che saluto, me ne ha regalati praticamente tutti. In travel site, no, forse uno ce l'ho anche in, vabbè, non me lo ricordo, ma alla fine utilizzo sempre lui che è trasparente. Sì, è questo colore così, ma è praticamente trasparente sulle labbra ed è stupendo, stupendo. Fatemi sapere se l'avete già provato. Poi, andando avanti col beauty, assolutamente due prodotti che ho utilizzato tanto, che hanno reso la mia pelle sempre più uniforme, sempre più con meno discromie, è questa linea che vi ho presentato anche in un video monografico che vi linko qui. Sto parlando della nuova linea di L'Oreal, ormai non è più nuova ovviamente, ed è questa la niacinamide, stupenda, stupenda. E abbiamo il siero che mi piace tantissimo, quindi assolutamente da provare. E abbiamo, io ho scelto di prendere la crema. Questa è la crema viso con SPF all'interno, quindi perfetta per SPF 50. Applicate lei e solo lei, e non dovete fare quindi, ok, due step. È leggera, soffice, si assorbe molto velocemente. Io l'applico sempre viso, collo e dorso delle mani. Non dimentichiamoci mai il dorso delle mani, ad esempio anche le orecchie, ma io quelle me le dimentico. Ogni tanto me le ricordo, ogni tanto no.
Sicuramente una linea che ho amato molto in quest'ultimo periodo, che ho utilizzato e che ha contribuito sicuramente a migliorare l'aspetto della mia pelle è la linea nuova di Lab Care, la Molecular, dico nuova nel senso abbastanza recente. Abbiamo il Face Cleanser, che è meraviglioso, ve ne ho parlato anche nel video dedicato a Lab Care che vi lascio qui. Questo ha un'azione antiossidante. Cosa vuol dire? Lo dico perché magari qualcuno può anche, non dico non saperlo, però capire meglio, che combatte lo stress ossidativo, quindi inquinamento, raggi solari, fumo, se qualcuno ad esempio fuma. Ecco, quindi questo tipo di problematica. Ha un'azione ovviamente idratante. Lascia la pelle più radiosa e sicuramente anche più liscia. Provatelo, contiene anche l'astaxantina, grazie alla quale il prodotto ha questo colore che vedete, che è un'alga appunto fortemente antiossidante. Poi abbiamo lui adorato. Questo è l'anti-aging serum, perché ovviamente parliamo di un prodotto anti-età. E anche di questo vi ho parlato già altre volte, ma ve ne riparlo volentieri perché sono prodotti altamente efficaci e me l'avete dimostrato, mi avete scritto, io non so come ringraziarvi, ve lo dico sempre, ma mi avete scritto sotto il video appunto dedicato a Lab Care una marea, una quantità enorme di messaggi che li amate anche voi, che li avete comprati, che li avete scoperti anche grazie a me, quindi insomma io vi ringrazio tantissimo come sempre. Poi vado abbastanza rapida perché come vi ho già detto di prodotti ce ne sono. Parliamo proprio di linee. Altra linea, lo potreste dire anche voi, è la linea di SVR, sempre quella, per un po' non ve ne parlo più. Due prodotti me li ha regalati la mia amica Elena, sempre lei, la spacciatrice di prodotti beauty dell'ultimo periodo. Le voglio troppo bene e non solo perché mi regala i prodotti, ma perché è una persona fantastica e lo penso davvero. Allora, crema contorno occhi, questa è una linea pensata, quindi nata, per le pelli mature, ok? Quindi, no, lo dico perché è giusto. Anti-età globale, abbiamo la crema contorno occhi, magari poi vi farò un video in cui ve li mostro in azione. Devo un po' ricordarmi magari qualche video shorts, anche pillole di bellezza. Abbiamo il balsamo notte, qualcuna di voi mi ha chiesto se esiste la crema giorno, ovviamente sì, l'ha comprata l'Enrica. Ciao tesoro, nomino anche te ovviamente. Eccola qua. Stupenda, cioè non si può vivere più senza, ok? E una di voi mi ha detto: guarda, visto che hai questi due prodotti, ti consiglio di provare il siero. Detto fatto, vado da Elena un giorno e lo compro, B-Serum. Questo si chiama B-Serum perché è proprio doppio, no? È un po' come quello, come vi dico sempre, di Clarins, che io amo tantissimo, anche se poi sicuramente è un po' diverso, però questo è il B-Serum della linea appunto Densizium, penso che si dica, vabbè, rimpolpante, antigravità, e ce n'è bisogno perché qui cade tutto, scende e ce n'è un gran bisogno. Vedete che ha due punti di erogazione, ve lo faccio vedere, si preme e fuoriescono due texture diverse, che poi sembra una, ma in realtà sono due, eh? Una acquosa e una invece è lipidica, oleosa, insomma. No, non si può vivere più senza questi prodotti, ve lo dico proprio. Altro prodotto che ho ricomprato, penso di avervelo fatto vedere in qualche video, le ho riprese perché mi erano piaciute moltissimo. Sto parlando di queste fiale di Rilastil, sono fantastiche. Le prime le comprai sempre con Elena da Esselunga e sono Hydro Tensor, si chiamano, sono delle ampolle liftanti, mi erano piaciute moltissimo e quindi ho deciso di ricomprarle. Sono antirughe e sono liftanti. Queste le ho prese su Amazon, ad esempio,
mi piacciono perché innanzitutto noto davvero l'effetto leggermente liftante, tensore, lascia la pelle sicuramente più compatta, più levigata, e poi sono in vetro, mi piacciono molto, moltissimo, e quindi ho deciso di riprendere proprio perché le ho amate molto. E direi che con il beauty termino qui. Poi oggetti, diciamo beauty, anche qui comunque sempre all'interno del beauty, inserisco queste pochette di cui vi ho fatto anche un video che vi lascio qui. Queste le trovate su Temu, ma anche su Amazon credo, però non lo so, devo indagare. E sono delle pochette stupende. Io ce l'ho rosa e ce l'ho più o meno del colore della mia camicetta che adoro. Tra l'altro, sono le mie camicie che ora, tra l'altro, ho visto sul sito, non ci sono di Stradivarius. Io ce l'ho, allora, bianca, rosa, ma un rosa bellissimo. Forse l'avete già visto in qualche video. Questo color bellissimo, che non so descrivere. Benissimo, comunque la pochette è uguale, ce l'ho in glicine che l'avete visto negli ultimi video, insomma ce l'ho blu con i pois bianchi, ma ne ho tantissime, però adesso ho visto che sul sito non ci sono, ma sono sempre presenti in gamma. Comunque queste pochette per viaggiare sono l'ideale, una per la skincare e una per il make-up. Chiuse, sono belle compatte, meravigliose, fatte benissimo. E una volta aperte ci sta il mondo dentro, perché ci sono tasche, taschine stupende. Quindi assolutamente un preferitissimo sono sicuramente loro. Poi, per quanto riguarda l'abbigliamento, visto che ho citato il mio Stradivarius, dico mio perché cioè metà armadio, anzi forse anche tre quarti del mio armadio è Stradivarius. Vi faccio vedere due capi comprati abbastanza di recente, molto basic, perché mi piace comprare cose molto basic da abbinare. E insomma, questa salto devo metterla a lavare, comunque ve la faccio vedere. E ora ci sono tutte queste t-shirt bianche con le scritte. Qua c'è scritto Bonjour, ma c'è anche C'est la vie. Sono tutte bellissime, costano mi sembra 8,99 euro. Questa la vado a mettere subito in lavatrice. Questa invece l'ho appena lavata, devo ancora un po' stiracchiarla. Io stiro, sì, va bene, sì, ma non mi dispiace neanche. Ho preso questa felpa, che io ne ho miliardi di felpe, ma sono sempre tutte una diversa dall'altra. Questa è leggermente crop, ma leggermente, non troppo. Infatti ho preso la L anziché la M, che di solito prendo la M. Bellissima, bellissima, stupenda, anche con una camicia sotto, una t-shirt. Io le porto tantissimo, mi piace anche vestirmi sportiva, devo dire che mi piace abbinare anche magari, adesso no perché adesso sta arrivando la primavera, però un cappotto con sotto un abbigliamento invece più sportivo. Adoro, adoro. Altri preferiti sono sicuramente i bijou, sempre loro, adesso li avete visti in più video. Abbiamo gli orecchini che sono stupendi con la luna e con la stellina. Aspettate che qua non si vedono bene forse. Ecco, tiriamoli sui capelli, che poi io sto bene con i capelli tirati anche su. E oggi sembro Marcella Bella con questa testata di capelli. Sono stupendi. E la collanina abbinata, potete sceglierla color oro, diciamo rose gold oppure argentata. Poi ho anche quella, vi lascio tutto qua sotto nell'info box. Poi altri preferiti, dunque, per quanto riguarda film, ecco, non siamo più tanto andati al cinema, mentre prima andavamo, l'ultima cosa che abbiamo visto è stato un documentario sulla bussola,
della Versilia, insomma, che ci interessava, ovviamente amando noi molto la Versilia. Poi non siamo più andati al cinema per una serie di varie motivazioni, non siamo più riusciti ad andare, ma torneremo. In TV, vabbè, sapete che io non guardo tanta TV, è finito Doc, l'unica cosa che seguivo, ok? Altre cose, ma anche su Netflix non abbiamo visto più tanto. Abbiamo iniziato una serie TV, poi non l'abbiamo più continuata. Quindi, unico preferito, Doc, che ormai purtroppo è finito. E poi altre cose preferite sono sicuramente tutte i momenti, i pomeriggi, le serate dedicate alle uscite con le amiche, con le persone care. E poi tutti i weekend che riusciamo a ritagliarci io e Antonio, qualche weekend così fuori porta, senza andare chissà dove, nella nostra amata Liguria, perché devo dire che siamo molto fortunati, dove tra l'altro vi preannuncio che vedrete poi presto, spero, di riuscire a fare anche dei vlog. Abbiamo preso una casa. Comunque, così è un'esperienza. A noi piace fare queste esperienze, ecco. E vi racconterò tutto, li porterò con me, quindi magari inserirò qualche immagine in qualche vlog che riuscirò a fare durante il corso della settimana. Altro preferito per quanto riguarda la musica che ho ascoltato su Spotify proprio in continuazione. Ebbene sì, l'ho scoperto tardi, quindi in questo periodo sono letteralmente fissata con Calcutta, vi lascerò qua sotto, ma lo conoscerete sicuramente, con due canzoni in modo particolare, 2 minuti e In giro con te, se non erro. Io sono pazza, letteralmente pazza. Quindi ecco, giusto così per dirvi un po', per quanto riguarda la musica, un altro preferitissimo. E basta, direi che vi ho detto tutto. Vi abbraccio forte forte, correte a vedere il video di Marina, sono curiosissima di vedere i suoi preferiti. Un sacco di baci a voi.